quella è la fotografia. Cioè, tu devi solo guardarla. Tu non puoi toccare un cazzo. La scultura invece puoi manipolarla, puoi toccarla, puoi possederla completamente. Perciò è più completa perché puoi girarla intorno, puoi accarezzarla, puoi sentire il freddo, puoi sentire la forma chiudendo gli occhi. Ti viene quella voglia di appropriartene con le tue mani, che le mani, come sappiamo, è l'estensione di quel che chiamiamo anima. Se non ci fossero quelle, saremmo delle altre cose. Magari gariamo anche in futuro non avere più le mani, solo con la mente, però mi ero primo, perciò meno male che me il primo è mio che la urlè. Questo, secondo me, la differenza tra la pittura e la scultura è questa. La pittura è un'illusione beatificata di quello che sono i nostri sensi del colore e della forma, perché c'è forma e colore. La scultura invece è un abbraccio. Taghedde Chapalosa. E ci sono delle sculture che l'artista fa apposta che sono fatte per non essere toccate. Perché magari che fa delle punte e ti dice, ostia, mi fa paura. Mentre delle altre che sono sinuose e ti dice, cazzo, ti sembra un seno di una donna. Invece è solo una specie di curva che è talmente bella che ti dice, e ti riporta ai tuoi istinti primordiali. Cioè, è una finzione anche lei, perché cerca di interpretare quello di occupare uno spazio. Però è più reale della pittura. La pittura è una finzione totale, cioè è quello che chiamiamo arte fatto. Gli attrezzi sono correlati con il casotto, perché finito di lavorare avevo anche il compito di lavarli, metterli a posto e posizionarli nel casotto. E adesso li ho visti dopo tanto tempo talmente belli nella loro semplicità e anche nella loro rappresentazione che Henri Stel, che è una cosa insignificante messo in un certo modo, diventa quello che io chiamo oggetto d'arte. Tanto ci penso, ma io devo rappresentare ciò che non si vede, però è una contraddizione perché devo usare dei mezzi che invece si vedono. Allora l'abilità di quei grandi artisti che io amo, che mi fanno vedere delle cose che invece non ci sono, cazzo, cioè non ci sono proprio da nessuna parte, è lì la bellezza. Porto quei colori come il cibo. Non puoi farne a meno. E perciò se non puoi farne a meno vuol dire che devi averli sempre dentro. Non ti serve più richiamarli, perché sono loro che ti chiamano. E non c'è più bisogno di pensare al colore, se lo si sente. Se invece non hai fame, non vengono i colori. Come non mangi. Hanno il significato che rappresentano. Riempiono una forma che stabilite, le danno quello che si chiama sentimento. Perciò il colore, a confronto della forma o del segno, la diversità è proprio nel sentimento. Il segno invece è un'applicazione della forma che li contiene. L'artista si lascia andare, dice non me ne frega niente se questa cosa piaccia o non piaccia, sarà utile o non utile. Deve soddisfare certe esigenze estetiche. Invece un artigiano sa già che ancora prima di farla prende i soldi, perciò tutto il suo sapere si ferma lì. È quella persona che ha le capacità tecnologiche, conosce le capacità tecnologiche e anche manuali per poter eseguire un manufatto, un artefatto, che però è già preconfezionato, come dicevamo prima, cioè ha già in mente tutta la struttura come sarà finita, perciò è quello che si chiama arte chiusa. Thank you.
sa, o almeno io credo, si fa per gli altri, che è un paradosso, perché se si facesse per gli altri, ta ficca le brutte robe. E invece, siccome le fai per te, però presumi che gli altri poi le vedano, e allora la fai per gli altri. E ogni quadro è un ganciotti di zio Naulto. In me, dei soci ne hanno trovati molto pochi ultimamente, ma anche prima. Perciò sono venuto a Brescia 3 anni fa e ho avuto la fortuna di trovare questo studio che mi è stato donato per il momento, fino a quando, da un mio collezionista. Perciò io a Brescia sono un corpo estraneo, da un punto di vista sia artistico che fisico. Poi io, venendo adesso a Brescia in bicicletta così, mi fermo nei bar, nelle chiamate le santelle di una volta, e lì incontro dei nuovi personaggi che occupano la città, cioè gli abitanti di Brescia. Esprime esattamente il mio carattere, provincialotto, insomma. Me non vorrei dire provincialotto, ma vorrei dire paesano, che mi si addice un po' di più. La vita è un sogno, come dicevo tanti. È un sognare ad occhiarti. Non farei questo lavoro se non fosse un sogno. Il mio sogno della mia vita è quello di viverla.